Paolo Zanetti, tecnico emergente del calcio professionistico italiano, da poche ore è stato sollevato dalla guida del Venezia soli 5 turni dal termine della regular season. Il club neroverde, nell'anno da matricola in Serie A, si trova all'ultimo posto in classifica ed è reduce da una serie nera di 8 sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare i lagunari dalla zona salvezza raggiunta a metà campionati a quella retrocessione, con il baratro di un ritorno imminente alla Serie B ormai difficile da evitare. Il pessimo stato di forma dei neroverdi, sconfitti anche domenica scorsa allo stadio Penso con l'Atalanta a vincere 3-1, unito al contrario ai colpi di coda di Genoa e soprattutto Salernitana, hanno spinto il Venezia a fondo classifica, mettendo in discussione il lavoro portato avanti, ricevendo tante lodi fino a 2 mesi fa dall'allenatore vicentino, ex calciatore professionista cresciuto a Valdagno. Poco meno di un anno fa era stato lui a condurre la squadra ad una brillante, per certi versi imprevista, promozione in Serie A al termine dei playoff cadetti. Successore di Zanetti sarà Andrea Soncin, anche lui ex calciatore e attuale tecnico della squadra primavera. Una soluzione interna che non sembra convincere i tifosi neroverdi, mentre per la società e la proprietà americana il cambio in panchina vuole rappresentare la classica scossa da dare ai giocatori. La matricola veneta non vince una gara dallo scorso 12 febbraio e non va a punti da oltre 2 mesi dopo il pareggio casalingo con il Genoa, esattamente il 20 febbraio.